commissione. Perché? Perché il sindaco Marino Ignazio, anche per le modalità avventurose con le quali si era conclusa in qualche maniera l'amministrazione di cui era titolare, non aveva prodotto appunto la relazione di fine mandato a cui era tenuto. Avevamo chiesto quindi che fosse il commissario prefettizio a dare conto di questa relazione a cui i cittadini avevano diritto, diciamo, di poter prendere visione. E alla fine dell'interrogazione il sottosegretario aveva garantito che questo sarebbe avvenuto e lo stesso aveva fatto il prefetto Tronca apprendendo appunto dell'interrogazione. Ad oggi a noi non ci risulta alcuna traccia di questa relazione. Se non ci sbagliamo, quindi, vorremmo chiedere quali siano le ragioni che impediscono ai cittadini di conoscere cosa c'è scritto e se essa innanzitutto sia stata effettivamente prodotta. La ringrazio, Ministro Alfano. Grazie Presidente, l'interrogazione dell'onorevole Gigli è ben posta e pertinente perché noi che non siamo competenti specificamente, essendo l'amministrazione capitolina a termini di legge tenuta a curare gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 149 del 2011, abbiamo chiesto tutte le informazioni che l'onorevole Gigli aveva sottoposto all'attenzione di questa interrogazione appunto all'amministrazione capitolina. E le dico che Roma Capitale ha provveduto a predisporre la relazione in questione e a trasmetterla alla Corte dei Conti in termini di legge, cioè esattamente nei termini di legge. Effettivamente, come lamentato dall'interrogante, la relazione non è poi mai stata pubblicata. La sindaca Raggi ha reso noto al riguardo che non è stato possibile dare luogo alla pubblicazione, in quanto il documento è ancora alla visione dell'ex sindaco per la sottoscrizione. La prefetta di Roma, dunque, nella giornata di ieri, ha chiesto al primo cittadino di invitare il professore Marino a procedere immediatamente alla sottoscrizione per consentire la pubblicazione della relazione, richiamando l'attenzione sulle sanzioni amministrative previste in caso di inadempimento, sanzioni consistenti nel dimezzamento con riferimento a 3 mensilità dell'importo dell'indennità di mandato. Il predetto articolo 4 prevede anche che il sindaco sia comunque tenuto a dare notizia nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni. La ringrazio, Ministro Alfano. Può replicare l'onorevole Gigli. Prego. La ringrazio, signor Ministro, per la puntuale risposta, della quale sono soddisfatto, ovviamente per quanto di competenza del Ministero e della Prefettura, che da esso dipende. Sono assolutamente meno soddisfatto invece di quello che è accaduto. E a questo punto comincio a pensare, perché come diceva un illustre parlamentare, a pensar male talvolta si fa peccato, ma ci si indovina, che dietro questa relazione ci debba essere qualcosa forse di indicibile, perché non si spiega altrimenti i motivi, non si capiscono i motivi per i quali essa non possa essere portata a conoscenza dei cittadini. Non sappiamo chi possa danneggiare o perché possa danneggiarlo. E da parte nostra